Buongiorno a tutti, fuori dal protocollo inizio semplicemente perché vi presento il presidente del Marti Laria Vescovi. Vorrei che tutti insieme gli dessimo un benvenuto con un applauso e poi cominciamo. No, sì, bene, mi sentite? Sì. No. Va bene. Allora, grazie mille. Eh, è la nostra prima, diciamo, conoscenza diretta: nel senso che questa è la mia prima conferenza stampa come presidente del MART. Eh, sono giustamente emozionata, molto orgogliosa, entusiasta. E eh, come dire, eh, eh, mh, no, non posso usare la parola aggressiva perché quando usa la parola aggressiva la direttrice già subito mi, giustamente insomma mi ricorda che non è vero, non è, eh, mh, non è aggressività, diciamo decisa, determinata, ecco, determinata a, a fare eh, tutto il meglio di questo museo, che questa squadra, che Rovereto, che il Trentino si merita. Io ho la fortuna di avere una, diciamo, una squadra che mi accompagna molto qualificata, una squadra molto altrettanto determinata, e eh, quindi siamo tutti felici, orgogliosi e motivati per riuscire a darvi il meglio, ma soprattutto a continuare a darvi il meglio, perché questo museo è ormai 12 anni eh, che rappresenta un punto di eccellenza non solo per la nostra comunità, non solo per il nostro Trentino, ma a livello nazionale, a livello internazionale. Quindi tenere alta questa, questa bandiera, questa eccellenza, è molto eh, insomma, diciamo difficile, è, molto, eh, è una sfida eh, e noi, per questo, noi di questo ne siamo consapevoli, ma siamo assolutamente pronti a raccoglierla e quindi... Siamo qui, eh, cerchiamo insomma proprio da oggi, proprio con questa, con questa nuova, con queste novità, con questa inaugurazione, con questa presentazione, cerchiamo di darvi un tassello in più del nostro percorso. Allora, siamo qui appunto per presentare delle novità. Io eh, prima di tutto ringrazio gli ospiti che sono seduti al tavolo con me, ri ringrazio Luisa Filippi che è qui eh, in rappresentanza del Comune di Rovereto. Comune di Rovereto, che ci ospita, ma non solo ci ospita fisicamente, ma insomma che è sempre il nostro riferimento per quanto riguarda gli indirizzi, per quanto riguarda i progetti e i lavori che possiamo fare proprio per rendere questa, questa nostra comunità il più possibile attiva e il più possibile anche, diciamo, esempio eh, rispetto al nostro Trentino. Ringrazio ovviamente Cristiana, che è il vero motore del nostro museo insieme alla sua squadra. Ringrazio Roberto Cremascoli e eh, Paola Pettinella, che sono eh, diciamo in rappresentanza i curatori, il curatore della mostra di Alvaro Sizza, Roberto Cremascoli, e diciamo, la, così, il riferimento del gruppo di curatori del MART che ha seguito invece eh, Scenario di Terra. Poi, dopo, evidentemente, i dettagli li spiegheranno certamente loro con, con dovizia di particolari. Allora. Ringrazio anche chi ci accompagna in questi percorsi, chi ci sostiene, quindi oltre alla provincia, alla nostra provincia e all'assessore Mellarini che oggi desiderava essere qui con noi, eh, ma sapete se insomma, leggiamo dai giornali che in questi giorni ci sono tematiche molto calde che devono essere evidentemente eh, presidiate e concluse in breve termine, quindi si scusa, ma eh, era assolutamente felice insomma, della, nostra, della nostra iniziativa e poi i nostri, appunto, la provincia, il comune di Rovereto, il comune di Trento e i nostri sponsor principali. Altemasi con Cavit che è il nostro partner istituzionale anche per il 2014, le casse rurali trentine che seguono in particolare l'area dedicata all'education, all'educazione e poi delle partnership tecniche con le quali collaboriamo eh, da, da anni mi riferisco a Cartiere del Garda, Exquisita, Trentino Sviluppo, che sono poi, diciamo, delle partnership che ci permettono anche la realizzazione dei, dei documenti, tutto quello che, che voi, eh, poi alla fine, che è a disposizione per eh, anche la promozione e eh, lo sviluppo, insomma, delle nostre iniziative. Quindi, detto questo, mi sembra che, non ho dimenticato cose, perché ho oh, qui, diciamo, il mio vigile, che chiaramente, insomma, eh, mi aiuta, allora passiamo alle due mostre. Dicevo, oggi eh, inauguriamo due mostre molto importanti. Eh, voi sapete che il MART cerca di spaziare nella sua attività in vari campi e oggi forse queste due iniziative eh, ne sono la testimonianza. Una, eh, la mostra dedicata ad Alvaro Sizza, è veramente un'eccellenza, una, un è un onore perché abbiamo la possibilità di avere a disposizione... Ehm, progetti, eh, disegni, fotografie di uno dei più importanti, ehm, diciamo, espressione maestro della cultura ar architettonica contemporanea. Alvaro Sizia, portoghese, eh, ci ha, ha dato la possibilità di, eh, diciamo, esporre eh, alcune delle sue. Dei suoi dei suoi progetti, di quello che lui nel corso della sua vita è, è riuscito ad affermare a livello nazionale ed internazionale, questo per noi è un grande onore. Sapete che questo architetto, che è riconosciuto appunto a livello internazionale, in Italia forse conosciuto per aver curato il restauro di, del palazzo ehm, Donna Regina, se non sbaglio, dove ora c'è la sede del Museo Madre. E' eh, è stato anche insignito del premio, eh, del, quello che può essere considerato il Nobel dell'architettura nel 1992, il premio Pritzker, e addirittura del Leone d'Oro alla carriera eh, nel 2012 alla tredicesima Biennale dell'Architettura di Venezia. Quindi anche dei eh, diciamo, riconoscimenti molto importanti che hanno eh, così costellato la sua eh, lunga vita e eh, ricca vita di grandi successi. Questo per quanto riguarda uh, la prima uh, delle due mostre, le due mostre che inauguriamo oggi termineranno l'8 febbraio e si affiancano a un'altra mostra che avete già potuto magari conoscere che terminerà a fine di agosto che è la nostra mostra Perduti nel paesaggio che appunto potrete comunque ancora fino a fine agosto visitare. La seconda, dicevo, è scenario di terra. Invece scenario di terra è: eh, ah, scusate, ve l'ho detto prima ma lo, lo confermo. La mostra è curata appunto da Roberto Cremascoli, che ci ha fatto anche eh, diciamo, il piacere e l'onore di essere oggi qui presente. La seconda mostra è scenario di terra. Invece la seconda prende eh, diciamo, spunto eh, dalle nostre dalla nostra collezione, dalla nostra collezione permanente, dal nostro archivio, e eh, non solo. Eh, ripercorre appunto eh, attraverso diciamo, un, un, un pochino questo, questa continuità il, il tema del paesaggio è curata a, dal nostro interno, dai nostri curatori e, ehm, diciamo, abbiamo qui appunto Paola Pettenella ma insieme a lei eh, ci sono Veronica Cacciolli, Daniela Ferrari, Denis Isaia e Alessandra Tidia eh, l'allestimento è curato dall'architetto Giovanni Maria Filindeu e quindi anche questa è una mostra molto, eh, come dire, molto mh, propria per quanto riguarda il filologico che Cristiana Collo ha voluto dare in questi anni e in questo, proprio in particolare, insomma, in questo periodo alla nostra attività. E, Devo dire che sono eh, beh, due mostre chiaramente straordinarie, eh, le potete poi vedere, eh, sono eh, diciamo dei de, 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 de momenti di grande eh, credo respiro, di grande anche proprio eh, levatura. Perché il MART non solo vuole essere, come abbiamo, abbiamo detto prima, a livello, eh, eccellenza a livello nazionale, a livello locale, ma anche a livello internazionale. Le collaborazioni instaurate fino ad ora con importanti musei internazionali sono veramente tantissime. Vogliamo continuare su questa strada, vorremmo spingerci ancora oltre verso alcuni paesi e, e mercati emergenti. Uso la parola mercato perché sapete, io sono eh, diciamo un'imprenditrice, magari mi è più, più consona, però credo che anche nell'arte, nel mondo dell'arte l'arte eh, si debba guardare a dei fenomeni un po' così eh, nuovi, a dei fenomeni che possono essere grandi opportunità di sviluppo, di crescita e anche proprio di sviluppo economico del nostro territorio. Io credo che il MART abbia anche questa funzione, ha una funzione eh, diciamo di accompagnare il nostro Trentino verso veramente una, un livello di conoscenza. Importante che prenda spunto dall'arte ma che possa anche, eh, diciamo, sviluppare tematiche diverse. Io credo che il connubio arte-economia, cultura-economia sia un connubio importante che il nostro paese, il nostro stesso paese, eh, dovrebbe in qualche modo poter sviluppare di più e su cui potrebbe fare più affidamento. Io dico sempre che l'Italia eh, potrebbe vivere di rendita pensando a, a quanta bellezza, quanta eccellenza. Quante meraviglie ha e quante persone per fortuna insomma ci tengono a venirle a visitare? Bene, nel nostro piccolo anche noi facciamo la nostra parte. Quindi oggi siamo qui per questo. Io vi ringrazio perché siete veramente numerosi e quindi, questo so che non è eh, diciamo una novità, anzi, è consuetudine: segno che il MART veramente è molto, è molto accolto, è molto eh, amato. Eh, io personalmente eh, e la nostra squadra ce la metterà tutta per continuare in questo percorso. Quindi grazie a tutti voi, lascio la parola all'assessore Filippi. Buongiorno a tutti, eh, vi porto ovviamente i saluti del sindaco, ma li porto in particolare alla Presidente. Eh, qualche mese fa mi era stato chiesto eh, da un giornalista cosa direbbe la nuova presidente. Io non potevo fare altro di, eh, che eh, dire sostanzialmente di lasciarsi innamorare sostanzialmente del museo. Questo museo oggettivamente è un museo che più lo si conosce, più se ne scopre la complessità, ma è la ricchezza. Eh, non a caso, insomma, a volte io credo che da fuori eh, non sempre si abbia la percezione davvero della ehm, appunto complessità e ricchezza di un museo che è, è a livello europeo, che è cresciuto molto in questi dieci anni e che è, anche, è stato anche in grado comunque in questi anni di. Ehm, Fare delle scelte anche forti e costantemente alla ricerca comunque di un equilibrio ovviamente tra eh, quello che poteva essere il rapporto con un pubblico magari appunto più popolare, insomma, una proposta più popolare e quella invece che era la ricerca più eh, corposa, che è comunque alla base ovviamente di qualsiasi proposta, anche quelle ovviamente popolari. Quindi eh, devo dire, poco fa appunto mi stava restituendo un po' il primo mese di lavoro e credo davvero, eh, insomma, che. Questa affezione parte ora, ma insomma, ehm, porterà davvero, io credo, a eh, un ottimo lavoro. Io davvero le auguro, insomma, eh, una buona prosecuzione. Eh, io vi dico: ehm, sapete che ogni volta che si affrontano nuove mostre. È chiaro che eh, cercare in qualche modo di interpretarle e soprattutto restituire anche alla città la misura di quanto viene fatto eh, non è eh, né facile né scontato. Eh, altrettanto, però, io credo che il lavoro fatto nel, nell'ultimo periodo ehm, dal MART abbia una sua coerenza e quindi questo facilita e, soprattutto, ehm, rende più profondo effettivamente il trasferimento di eh, elementi culturali appunto dal museo al contesto in cui il museo vive. Mi riferisco in particolare al fatto che eh, ho trovato estremamente coraggiosa la scelta di eh, in questi mesi trattare il tema del paesaggio, perché il tema del paesaggio è oggettivamente un tema complesso. La sua complessità sta nel fatto che eh, quotidianamente se ne parla, forse raramente a ragion veduta. E se noi ripercorriamo un po' il ruolo eh, che i musei hanno avuto nella storia, il perché sono stati creati, ecco, questi i musei sono stati creati sostanzialmente per, inizialmente, insomma, per eh, rappresentare una cultura. E però nel mondo eh, contemporaneo questo non basta più. Ci si deve probabilmente, si deve trovare probabilmente il coraggio anche di complicare questo rapporto con i temi, andare a chiedersi evidentemente... Eh, come questi temi, un tema appunto in questo caso come il paesaggio, possa essere condizionato o condizionante rispetto alla vita quotidiana di ognuno di noi. Allora e chiaramente, un tema come il, quello del paesaggio, riportato eh, e quindi ampliato con gli approfondimenti di fatto estivi di queste due mostre, ci permette di capire, io credo, qual è il ruolo di un museo oggi e quale ruolo il MART sta svolgendo su questo territorio. Perché ha avuto il coraggio di eh, trattare il tema, ma poi anche di andare a ripercorrerlo all'interno delle proprie collezioni, e non è una cosa scontata. Lo ha fatto io credo restituendoci appunto la complessità delle relazioni tra l'uomo e l'ambiente, restituendoci la complessità della costruzione dell'uomo nell'ambiente. Allora mh, parlare di arte in questo caso ovviamente eh, non poteva eh, così eh, limitarsi soltanto ad un lavoro appunto sulle collezioni, ma doveva per forza ampliare anche il tema, l'avete visto già comunque nella mostra principale, ma al tema dell'architettura che è poi è quella che dell'uomo incide effettivamente sul paesaggio e che costruisce il paesaggio. Ecco, io credo che davvero tutto questo ci permetta di avere quella che vi dicevo prima, di vedere la complessità di questo museo, la capacità di un team di curatori, di una direttrice, di ehm, scegliere una linea su quella a lavorare. Eh, portarla a fondo perché effettivamente ehm, non, il museo non può essere esclusivamente un ripropositore di qualcosa di già eh, così confezionato, deve essere in grado effettivamente di elaborare e far propria appunto un argomento. Quindi davvero io vi ringrazio, eh, ringrazio come sempre insomma Cristiana Collu perché ehm, questi mesi secondo me ci stanno appunto restituendo proprio questo: la grande capacità del museo di essere operatore culturale sul territorio e quindi di conseguenza ovviamente avere comunque eh, non una visione locale ma anzi internazionale perché altrimenti sarebbe un lavoro riduttivo. Ehm e però farlo appunto come un museo deve farlo, quindi con un grande amore, io credo, per le proprie collezioni, punto di partenza eh, per tutta la ricerca, ma poi con questo sguardo che si amplia e queste due mostre, devo dire, ci permettono evidentemente di avere questo tipo di visione sul museo, quindi la parte legata alle collezioni maggiormente eh, così. Eh, Studiata appunto a partire dal dato, ma poi questa quest apertura all'architettura non sempre scontata nei musei di arte contemporanea, che ci permette di, però di capire in realtà qual è la complessità appunto del contemporaneo. Quindi, insomma, grazie per questo ulteriore insomma, arricchimento del percorso intrapreso, e insomma, buon lavoro a tutti. Bene, lo sapete che io poi non vedo l'ora di passare la parola, quindi <ride> ehm, devo ringraziare Luisa Filippi, ha sempre parole molto generose per me da quando sono arrivate, quindi non te l'ho mai detto così esplicitamente, però davvero grazie, sono sempre molto gradite e aiutano nella conduzione di questo, di questo museo. Eh, che, cosa succede, che cosa succede oggi? Aprono due mostre che hanno un legame sia con uh, Perduti nel Paesaggio, questa, questa mostra che ci ha permesso un'indagine fuori dal politicamente corretto della visione sul Paesaggio, e, e si collegano però anche alla mostra che verrà, la mostra di ottobre, che è il nostro grande appuntamento, è la mostra sul, sulla guerra, come tutti voi sapete, una mostra che è un impegno davvero... Enorme per il museo, e non solo per il museo in quanto museo dispositivo, ma per le persone che ci lavorano. Direi, dalla Presidente, passando per me, tutto il Consiglio, le persone che sono qui presenti oggi e che ringrazio per essere così numerosi, perché è un argomento così scabroso che evidentemente a tutti noi pone delle questioni, da una parte interessanti perché ci misuriamo con questo tema, dall'altro veramente ci comunica tutta la sofferenza. Noi vorremmo dunque restituire non solo quella storia, ma anche una speranza. Una speranza che nelle mostre di oggi è presente perché questo scenario di terra è un'indagine sulle nostre collezioni, che sono un patrimonio straordinario che ci permette di raccontare sempre delle nuove storie e ci permette di raccontare una storia che accompagna quella di Perduti nel Paesaggio, perché quel paesaggio che troverete in scenario non c'è. È un paesaggio più vicino a noi: è un paesaggio eh, più morbido. È un paesaggio che parla di un'antropizzazione che in qualche misura fa la pace con, e non la guerra con, con la terra, e che la popola in un altro modo è pieno di poesia e, e di slanci che anche gli artisti che sono qui presenti in sala, non solo quelli della nostra collezione, hanno saputo restituire. E dall'altra parte c'è chi, eh, questo gigante, eh, nello scenario della Terra ha costruito tutta la sua esistenza, non solo da architetto ma anche come persona. Di questo parlerà eh, Roberto Cremascoli che è accanto a me e che volevo ringraziare prima di tutto perché ha raccolto il guanto di una sfida benevola. E, e insieme dire eh, ringraziare Alvaro Sisa che non è qui con noi ma verrà, verrà a ottobre prima che faccia troppo freddo appunto così mi ha detto ieri, <ride> ieri al telefono e perché anche lui ha eh, ha compiuto 81 anni pochi giorni fa e ha accettato di lavorare in un tempo così breve, con, con ritmi che forse non, non gli appartengono più e non dovrebbero appartenere a nessuno, di costruire questo che è un percorso forse il più completo che è mai stato raccontato. Eh, ricordo che più di un anno fa c'è stata una stretta di mano con due architetti che sono qui presenti, che sono Alberto... Vi chiamo sempre Winterle Weberle perché mi confondo, ma vabbè. bene, quindi per, lo, lo faccio così anche adesso. Che mi hanno detto, ma allora il prossimo? E io ho detto, Sì, ci siamo stretti la mano e non l'ho fatto a vuoto. E sono contenta di restituire ancora una volta, dopo la personale dedicata a Libera lo scorso anno un'indagine sull'architettura un, uh, sull e sugli architetti, perché così come la poesia probabilmente bisognerebbe dare spazio all'architettura, così come Alvaro Sisa la intende, e raccogliere la sua grande lezione. Per scenario di terra eh, devo ringraziare i curatori che ho messo a lavorare insieme, che anche la loro è stato, non è stata una sfida facile, ma credo che sia un grande e importante esercizio se vogliamo essere davvero una squadra. E credo che siano stati capaci di raccontare la storia che tra poco potrete vedere anche voi. Ringrazio Paola perché ne ha avuto il coordinamento. E una serie di persone, però non vi vorrei annoiare, tuttavia è importante perché davvero è, vorremmo restituire il fatto che lavoriamo tutti insieme, un dispositivo in cui ogni piccolo ingranaggio è fondamentale se mancasse sarebbe un disastro. Allora, i curatori sono stati già citati, lo faccio anch'io. Veronica Cacioli, Fer Daniela Ferrari, Denis Isaia, Paola Petenera, Alessandra Tidia, in ordine alfabetico in questo caso. E I collezionisti che hanno affidato al Marte le loro raccolte, ne vedo alcuni seduti qua in sala e li saluto, e, e sono molto felice di vederli. Folker Fajerab in fondo, Giuseppina Panza qui vicino, e grazie per la vostra presenza. Um, gli artisti che citeranno dopo i curatori. Eh, ma anche le istituzioni, il Museo Diocesano di Bressanone, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, la Fondazione Fotografia di Modena, la Fondazione Casa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione Isabella Scelsi, Castello del Buon Consiglio, Bologna Fiere, Deutsche Bank, le gallerie, i privati e sicuramente altri che avrò dimenticato. Ringrazio l'architetto Giovanni Maria Filindeo perché ci ha aiutato a tradurre questa idea che ha questo nucleo centrale molto forte, molto potente, pieno di energia pieno di luce anche se eh, manca una parte che riguarda il cielo ma la faremo, la faremo in un project wall che collega le due mostre e che ospiterà appunto delle opere che guarderanno questo, alt questo altro aspetto. Eh, lo ringrazio perché abbiamo bisogno di un cuore pulsante e sicuramente all'interno della mostra lo ritroverete e che questa energia si possa poi espandere in tutte le attività che fa il museo. Una ragazza che ha accettato di far parte del nostro programma di volontariato, spero che siano sempre numerosi perché credo che sia un'opportunità per capire se questo museo e il mondo del museo è davvero quello che volete nella vostra vita. Quindi, non so, Anna Dorigoni, dopo aver passato un mese con noi, cosa si è deciso che non ne può più sapere oppure se invece vuole continuare. E tutti quelli come Headline, um, Art Team che ho ne ho visti prima e sono fondamentali perché le mostre poi abbiano l'aspetto che hanno e non siano solo un'idea nella nostra testa. Claudio Cervelli, che appunto mette, luce, mette in luce le opere. E fra i colleghi, in particolare, Ilaria Calgalo, Francesca Valardita, Gabriele Salvaterra e Lodovico Schiera, che si sono specialmente impernati in questa mostra. Roberto Cremascoli ha una lunga sfilza di ringraziamenti, li farà lui e voglio dare la parola a loro perché um, anche Paola no, ti sollevo dai ringraziamenti e così uh, insieme anche a tutti gli altri una breve parola per poi dare spazio al racconto di Roberto. Grazie. Sì, buongiorno. A me spetta appunto introdurre quello che è stato un lavoro molto corale, un po' è già stato detto. Eh, il scenario di terra eh, parte dalle nostre collezioni eh, affrontando appunto quella che è la relazione dell'uomo con l'ambiente, dell'uomo con l'elemento naturale, del paesaggio. E lo fa presentando una serie di opere anche di arte molto contemporanea, ma anche eh, aiutandoci a eh, seguire alcuni punti, alcuni aspetti, alcuni snodi del Novecento, da una pittura tradizionale di stampo figurativo, eh, fino all'arte povera, eh, ad esempio. E, è una mostra che appunto. Eh, trae dalle collezioni il suo senso, pur con interventi esterni, e le collezioni sono un po' eh, al cuore della nostra storia. E questa parola cuore, eh, la voglio dire, è già stata detta tra l'altro a proposito di un allestimento che ha fortemente connotato anche lo spazio che visiterete, ma anche da un punto di vista ideale, perché si pone come al centro di una serie di rimandi. Eh, un rimando, certo, con la mostra eh, di Perduti nel paesaggio del secondo piano, ma anche un rimando con l'installazione di Gonzalo Dias che c'è nella piazza, ma anche un rimando al giardino delle sculture del museo. E anche un rimando, vorrei dirlo, a quello che i colleghi della biblioteca hanno esposto in questo momento nel foyer eh, troverete una serie di libri eh, che illustrano il paesaggio aperti e, e, e visibili anche dall'alto. Eh, quindi eh, un continuo eh, portare a sé e rimandare all'esterno che ci è sembrato importante. Eh, la mostra affronta diversi temi, uno di questi è quello del paesaggio coltivato eh, e lo fa tracciando una sorta di linea eh, storica che parte. Eh, anche attraverso i materiali degli archivi dalle allegorie medievali del lavoro contadino della terra coltivata eh, fino ad arrivare agli immigrati che parlano eh, in un video molto recente di Nico Angiuli. Eh, Credo che l'aspetto della terra coltivata sia un aspetto anche importante per questa provincia in cui ci troviamo, eh, che appunto è così ricca da un punto di vista della natura eh, e, che, e in cui la coltivazione eh, connota molto fortemente il, il territorio, sia da un punto di vista economico. Sia da un punto di vista della sua fisionomia, e direi del suo fascino. Ecco. Eh, tradizionalmente, eh, la terra coltivata è anche esteticamente, visivamente eh, significativa, ed è appunto una delle forme fondamentali che l'uomo dà alla materia. E allora, siccome parlo di materia, eh, chiamerei i miei colleghi a proseguire, anch'io li dico in rigido ordine alfabetico. Eh, Veronica Cacciolli, Denis Isaia, eh, Daniela Ferrari, quindi non un rigido ordine alfabetico, e Alessandra Tidia, che eh, seguiranno la mia introduzione. Okay. Grazie Paola. Eh, colgo l'occasione per salutare e ringraziare la nostra nuova presidentessa, ringraziare il nostro direttore e tutti i colleghi che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra. Oltre ai colleghi, evidentemente, curatori con cui mh, abbiamo ragionato eh, sulle opere da circa sei mesi a questa parte. La mostra, come vedrete, è molto ampia sia da un punto di vista concettuale che stilistico che cronologico e questo grazie probabilmente alle differenze dei nostri punti di vista che mi hanno fatto pensare a, a certi tipi di separazioni. Eh, noi siamo in sei quindi compreso il nostro direttore, a questi quindi, sei gradi di separazione, a questa teoria che forse conoscete, che in qualche maniera ci distanziano da, da voi attraverso però questo territorio comune della, della mostra. L'abbiamo pensata e ripensata e annullata e trasformata diverse volte fino ad arrivare però a questo esito forse sintetico dove appunto uno degli aspetti che ci interessava mettere in luce era questo rapporto che mh, eh, potremmo chiamare d'amore che in effetti oggi <ride> ricorre molto eh, da parte degli artisti con la natura e questa attitudine è stata affrontata eh, in particolare dagli anni Sessanta ad oggi eh, sia attraverso gli artisti dell'arte povera che... Eh, vi proponiamo sia attraverso una serie di artisti giovani eh, in mostra come appunto Dario Mbò eh, o Giovanni Ozzola che in qualche maniera possono prendere anche eh, il testimone di una ricerca iniziata da, da Giuseppe Penone quando faceva i suoi interventi eh, nella natura. Per esempio, eh, intrecciando gli alberi o lasciando un segno del suo rapporto fisico con, uh, con questi alberi. E, mh, quindi, insomma, questa è una delle angolazioni che, che vi proponiamo e spero che l'apprezzerete. Passo per non annoiarvi troppo la parola ai colleghi. Grazie. Buongiorno anche da parte mia, sono Denis Isaia, saluto anch'io la nuova presidenza e ringrazio la direzione, i colleghi, tutto lo staff con cui ho potuto condividere questo lavoro su, sulla mostra di scenario di terra. Come ha detto Veronica Cacciolli, la mostra tenta di analizzare il rapporto, di analizzare di studiare, di lavorare attorno al rapporto fra eh, l'uomo e l'ambiente o se preferite di raccontare un po'. La maniera con cui noi facciamo esperienza del mondo. Si tratta di un concetto piuttosto complesso e piuttosto complicato da analizzare perché non è divisibile, non è quindi sezionabile, non è trattabile eh, come siamo soliti con le categorie con cui con le modalità con cui siamo soliti fare i conti con, eh, con la nostra esperienza nel mondo. E noi abbiamo provato a rapportare, a restituire questa complessità eh, attraverso una mostra molto articolata. Che si basa su alcuni nodi, alcuni sono stati citati. A me tocca il racconto della parte relativa all'arte povera, un accenno della parte relativa all'arte povera. Eh, sono opere molto importanti, quelle dell'arte povera che abbiamo la fortuna di avere in collezione, sono opere importanti per questa mostra perché hanno dato corpo, ancor prima che voce, a quella che potrebbe essere eh, sintetizzata come una sorta di sinfonia premitica. È l'uso di forme ancestrali, lo vedrete nel video di Franco Piavoli, eh, l'uso di mh, una sorta di prelinguaggio o la vera e propria sinfonia che mette in scena ori eh, ci aiutano appunto a costruire questa, questa sorta di sinfonia premitica. Bene, lascio la parola alla mia collega Daniela Ferrari. Grazie. Un benvenuto, un grazie al nuovo presidente e, e al mio direttore che ancora una volta ci ha, ci ha permesso di, di lavorare insieme ed è stata... Una bella esperienza e un bellissimo scambio, anche a volte eh, complesso, di idee e di visioni, di opinioni. E forse è proprio di queste visioni che, di cui vi, vi vorrei parlare. Perché se chiudiamo gli occhi, probabilmente la nostra mente si riempie anche di paesaggi, si riempie di scenari, di, di vedute del nostro passato, Mh, ricordi di viaggi, ad esempio, eh, che sono impressi nella memoria, oppure anche ricordi di dipinti, eh, visioni, visioni future eh, che possono essere frutto del desiderio di, di orizzonti nuovi, orizzonti rinnovati. Ecco, questa mostra è anche questo: è, è un'apertura verso, verso vedute, vedute mentali. E queste vedute mentali sono suggerite in realtà, fin dalla prima sala. Da, da un dipinto eh, straordinario della nostra collezione di Salvador Dalí. Si tratta di due figure accostate, la cui forma è proprio suggerita da questa cornice sagomata e questa cornice racchiude una veduta, una visione, una, un paesaggio immaginario ricco di simbologie, eh, come dire, cucite e dipinte da, da Dalí. Queste vedute immaginarie, eh, anche perché immaginate da noi curatori tutti insieme, accostando anche opere diverse tra loro, vogliono, come dire, anche proporvi un'idea di bellezza tradizionale, utilizzando un dispositivo antico, ma in realtà contemporaneissimo, come quello del quadro da intendersi come finestra, un'inquadratura che circoscrive proprio lo spazio della veduta. Quindi troverete dei paesaggi che molto devono alla pittura tradizionale e anche alla tradizione della veduta. Però queste, queste vedute sono racchiuse all'interno di quadri elettronici, come nel caso dei medium color landscapes di Davide Coltro, che sono realizzati con una pittura che è tutta digitale. È un continuo rimando tra pittura e altri media, perché uno dei tentativi era anche quello di abbracciare il più possibile molteplici eh, fo forme espressive. E grazie. Passo la parola ad Alessandra Tidia. Buonasera mi unisco ai, ai ringraziamenti ai grazie eh, allora appunto <ride> e, e no, appunto, al saluto di benvenuto e speriamo di fare tante cose belle assieme ecco, e, io farò semplicemente due considerazioni molto molto brevi molto anche, la prima delle quali appunto riguarda il, il concetto di paesaggio, il paesaggio esiste nella mente di chi lo contempla esiste, non esiste di, di per sé e questo l'ha sa saputo molto bene diciamo un'intera stagione forse è stato uno dei pittori di paesaggio uno dei generi più pr praticati nella storia dell'arte e in particolare a noi serve pensare alla al, diciamo, quella generazione che, fra 800 e 900, impressionisti in testa, e arriva fino a un gruppetto di artisti non, non tanto lontani da qui. Parlo del gruppo di artisti che era attivo a Monaco fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Si erano dati come nome di Sciolle, la Zolla. E questo nome era un nome che era riferito mh, assolutamente sì al loro di, modo di dipingere, a questa pennellata franta, ma soprattutto al loro attaccamento alla terra, alla, la, alla loro terra d'origine. E mh, molti di questi artisti eh, diciamo, hanno influenzato anche artisti italiani. Tanto che negli anni 10, eh, intorno alle isole della Laguna Veneta, si ritenta una ricostruzione di un altro gruppo che guarda questi: si chiama l'Aratro e di nuovo un collegamento appunto con la terra e con l'Aratro, con le origini. E perché parlo di questi gruppi? Perché a questi gruppi hanno guardato Kester, che troverete in mostra, al Totesino lezione, ma hanno guardato anche Moggioli, eh, hanno guardato Pancheri, questo attaccamento verso, verso la terra e quello che poi riguarda anche il. Ball'Orza che pure in mostra e mi piace sottolineare che accanto appunto ai grandi nomi internazionali di Dalì o di Novelli o dell'arte povera eh, abbiamo voluto inserire eh, fra i nostri artisti in questa mostra in questo percorso anche appunto degli artisti della, della nostra tradizione e, mh, e con questi artisti e con le parole di Chateaubriand eh, mi congedo da voi Pensando appunto che ogni uomo porta con sé un mondo composto da tutto quello che ha visto e amato, a cui continua a ritornare anche quando percorre e sembri abitare un mondo straniero. Grazie. È, è incredibile che dopo aver lavorato con gli artisti gli art si dimenticano di ringraziarvi, ha detto lo faranno loro, lo faccio io. Caterina Lai, che è qui presente, Matteo Rubbi, Giovanni Ozzola e Dario Imbo, almeno tra quelli presenti in sala. Quindi è incredibile, no? facciamo questo lavoro, usiamo le vostre opere e poi ci dimentichiamo. Comunque scherzo, grazie, ovviamente. E adesso, grande attesa, abbiamo creato la giusta suspense, giusto Roberto, e aspettiamo da Roberto Cremascoli che ha curato... Insieme a Alvaro Sisa e a Chiara Porcu, non ci posso fare niente se ci sono tanti sardi nel mondo e io me li ritrovo qui, eh, però non è, non è contro la mia volontà. Chiara Porcu che più di vent'anni fa ha fatto una scelta eh, che non è stata una scelta di vita, è stato un caso, ma il caso lo dico sempre non esiste. È arrivata a Porto e a Porto è ancora lì che cura l'archivio di Alvaro Sisa. E Roberto, eh, nel, nella mostra di Sisa succede quello che è successo quando abbiamo inaugurato ad Alberto Libera. C'erano troppi architetti in campo, no? E quindi anche qui c'è Botta, grande protagonista, e qua devo sottolineare la sensibilità. Ehm, non so, forse anche qualcosa di più che Alvaro Siso ha avuto nei confronti del suo collega, e lo vedrete presto. E c'è Roberto che ha, ha lavorato insieme, insieme ad Alvaro, ci sono tutti e tre insomma dentro, dentro, de dentro la sala, e queste forze che si incontrano generano poi questa bellissima mostra che tra poco vedrete. Grazie. Siamo tutti tre dentro, dentro l'umano, eh, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, eh, sarò ripetitivo, però vorrei chiudere il cerchio e fare un applauso speciale a Cristiana Collu che ha voluto questa scusami Vabbè. questa esposizione. Proprio eh, con i denti, no? siamo arrivati, avevamo, ab abbiamo avuto poco tempo, però, però. il risultato è. Eh, veramente a vista insomma eh, prima di tutto ringrazio le squadre che mi hanno aiutato eh, la squadra del mart e, e la mia squadra eh, che stanno stanno finendo gli ultimi ritocchi le pulizie su in sala eh, poi voglio ringraziare eh, Paola, Ludovico, Stefano che è qui in sala e Flavia del, del Museo del Mart. Eh, sono stati insieme a me fin dall'inizio. Diciamo che hanno costruito insieme, eh, insieme a me il racconto, la storia che poi eh, vedrete tutti in sala. Eh, saluto. Gli amici che sono venuti pensando di, di, di trovare Alvaro al mio posto, e, comunque, Alvaro, Alvaro Sisa eh, ci sarà ad ottobre. Alvaro Sisa ha 81 anni, è un globetrotter. Eh, viaggia, viaggia, continua a viaggiare, lavora professione. Eh, professione poetica da, 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 un, da un aereo all'altro ci sarà ad ottobre, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Ieri si è fermato a Porto, doveva prendersi in arrivo da Londra un, un giorno di riposo. Ad ottobre stiamo pensando e eh, da, da domani mattina inizieremo anche a lavorare a questo, eh, a delle giornate, eh, a un workshop. E, eh, ne, chiaramente nella prima giornata ci sarà Alvaro Sisa. Comunque presenteremo poi in futuro il programma. Volevo salutare appunto gli amici, eh, stiamo parlando di, di paesaggio e come dice Alvaro eh, il paesaggio è tutto quello che c'è negli occhi, Antonio Angelillo che, eh, che di paesaggio eh, ne, ne conosce, conosce chilometri e chilometri di paesaggio che è venuto a posto. Per, per salutare l'amico Alvaro, Pier Alain Crozet che ha collaborato anche all'esposizione, c'è un magnifico testo a catalogo. Eh, José Ries che, è, che ha condiviso eh, tanti anni di, di, di formazione e di lotta eh, in, in Portogallo. Ciao, José, grazie di essere venuto. Eh, Flavia che arriva da Roma, ecco. eh, Emilio Battisti che arriverà più tardi, Giovanni Chiaromonte. L'esposizione è costruita insieme ad Alvaro Sisa, e a Chiara Porcu e a tutta una serie di altri amici che ruotano intorno, intorno al, al mondo Sisa. Eh, come ho detto poco fa, eh, abbiamo un magnifico testo di, di Pierre Alain Crozet, di Emilio Battisti, di Giovanni Chiaramonte, di Roberto Collovà. Eh, le fotografie di dieci foto fotografi che hanno aiutato a costruire il, il racconto, Emilio Battisti, Roberto Collovà, Giovanni Chiaromonte, Alessandra Chemollo, Alberto Lago Maggiore, Michele Anastasi, Luis Ferrer Alves, Fernando Guerra e Juan Rodriguez, il testimonial eh, di intervista video di Cino Zucchi, Emilio Battisti e Enrico Molteni, il lavoro in video inedito che viene presentato su in sala in esposizione di Marco Cremascoli Giacomo Borelli, Caterina Alves Costa e Luis Ferrer Alves, i modelli di Alvaro Negrello, eh, l'allestimento della squadra portoghese eh, per il montaggio del eh, signor Fernando Moves Afonso VI. Eh, mi fermo qui con i ringraziamenti. Eh, per quanto riguarda eh, quello che troverete in mostra... Eh, è una mostra, un'esposizione che parla di due cose, di Europa e di Moderno, e di come gli elementi del moderno hanno aiutato eh, a costruire eh, questa Europa, l'Europa nuova, l'Europa del post guerra. E prendiamo l'Italia, il Portogallo e l'Europa come tre pretesti per raccontare la storia e lo facciamo su due binari: eh, quello europeo, il contesto europeo e quello italiano perché per la prima volta eh, facciamo vedere tutta la, produzione, tutta la produzione di Alvaro Sisa in Italia costruita e non costruita e più quella non costruita ehm, e, la, e la, la facciamo dialogare con eh, i progetti che nello stesso periodo Alvaro Sisa ehm, stava pensando e stava progettando in altri ambiti soprattutto europei Uh, ho detto che è un'esposizione sull'Europa perché partiamo dal 1974, eh, rivoluzione dei garofani, il Portogallo entra nell'Europa, nella, nella, nella nuova Europa, e il. Eh, il, il, il ruolo dell'architetto è fondamentale per la ricostruzione di un paese. Si organizzano da nord a sud delle squadre che si chiamano Brigate, Brigate Sal, che aiutano i primi governi provvisori a ricostruire il territorio, il terreno, ma soprattutto a dotare eh, di case, di appartamenti, di letti i, i senza tetto. Eh, è stato un momento eh, irripetibile e Alvaro Siza grazie agli interventi eh, nazionali in Portogallo eh, svolti tra il 74 e il 77 sul terreno eh, si aggiudica eh, diciamo eh, si associa a partire da lì la, la parola partecipazione a, a una maniera di, di fare architettura a una maniera di, di fare professione quindi Alvaro Sizza viene chiamato prima a Berlino, a Liba eh, e poi in Olanda. Viene chiamato perché eh, era una persona che riusciva a dialogare, che riusciva a parlare e soprattutto riusciva ad ascoltare eh, le persone. E montava, e noi abbiamo alcune fotografie in esposizione, soprattutto in Olanda, eh, montava dei modellini in scala 1 a 1 accanto al cantiere e i, gli immigrati, i, i nuovi tedeschi o i nuovi, i nuovi olandesi avevano modo di vivere diciamo in un prototipo, in una, costruito con, con dei mattoncini, di vivere la casa e di, soprattutto eh, di dare indicazioni all'architetto e quindi partecipare in una sorta di eh, autocostruzione, cosa che era già stata quindi fatta da Alvaro Sizza in in, in terreno nazionale. Ecco, noi raccontiamo partendo dalla rivoluzione e arrivando a, ai, ai, giorni, ai giorni nostri, un, um, un racconto che eh, attraversa 31 città, eh, fa vedere 48 progetti, abbiamo otto video inediti, originali, le tre video interviste, 100 fotografie d'autore in grande formato di, di 10 fotografi. Eh, il materiale d'archivio tecnico, il, il materiale a schizzo fondamentale. Eh, Sisa è, è Alvaro Sisa è, è celebre per eh, il, uh, i suoi appunti istantanei che sono, che, sono gli schizzi, che sono gli schizzi di viaggio, quindi facciamo vedere eh, ancora una volta la, la metodologia di viaggio, il ritorno di Alvaro Sisa invece nella sua città in studio, lui che mette in pratica la raccolta che fa in viaggio e, e fa sul terreno eh, e ripropone, contu, continua a riproporre la sua città ed, ed altre città e spieghiamo in questa maniera eh, la metodologia di, di, mh, particolare di Alvaro Sisa di, di arrivare poi, di raggiungere l'obiettivo che comunque è quello di creare degli spazi di qualità perché per Alvaro Sisa sono sempre molto più importanti le persone che qualsiasi altra cosa. Grazie. Ringrazio Roberto Cremascoli davvero perché ha fatto un lavoro straordinario. Un lavoro credo anche contro la sua stessa salute. Perché poter raccogliere tutto il materiale, e la grande generosità e disponibilità dell'archivio, è stato davvero un lavoro straordinario e incredibile. Anche noi siamo. Stupiti no? di essere riusciti poi a fare tutto eh, devo, però, anche dirvi che non troverete in mostra, nonostante quello che ha detto Roberto, la ricetta per diventare Alvaro Sisa ecco, questa no, no, non la forniamo, non esiste no, io, io sono anche più tranquillo perché ho visto Edison Comura entrare quindi ci sarà anche Chiara Porco e quindi vuol dire che abbiamo finito. Avetevi... An possiamo andare su evviva però, però Roberto non ha detto la cosa che invece vogliamo sentire, soprattutto eh, il Presidente vorrebbe sentire. Io l'ho rassicurata sulla nostra mostra scenario di terra, eh, ma tu devi rassicurarci, rassicurare me, la, il Presidente e tutti noi che questa è la mostra più? No, questa è la mostra, no, è la mostra più grande di più Alvaro bella Sizza, più, più grande più, grandi, più sì, importante perché abbiamo 50 progetti io non mi ricordo neanche antonio l'esposizione eh, ma l'esposizione di vicenza mi, mi sono documentato meno, a San Marino non aveva 50 progetti quanti? un centinaio però era, me la ricordo era, era, più, era più ridotta qui ah, allora e, è e seconda, più, vabbè, va la... bene va bene va bene <ride> ecco va bene <ride> D'accordo, grazie. Però sicuramente la più completa dal punto di vista eh, di, di spiegare la metodologia. Ho trovato quella che vi piacerà di più. Ecco, <ride> quella che vi piacerà di più. Arrivederci. Lo sapete no, ormai tutti i nostri abituè, abitu abitu la mostra o un la mostra o un rinfresco, non so, in piazza. Questo è il